Ciao gente, benvenuti nella mia noiosa routine serale. Per me la sera inizia dopo cena. Quando usiamo poche stoviglie, le lavo direttamente a mano sotto la supervisione del grande capo Luke. Finito di sistemare la cucina, mi do una sistemata io. Leggo bene i capelli. E mi lavo bene le mani, perché devo togliere le lenti a contatto. Essendo lenti mensili, vanno conservate in un apposito liquido. Io uso questo della Zeiss Contact Care High Soft. Subito dopo rimuovo il trucco. Ho recentemente scoperto questo struccante della Garnier, il quale rimuove velocemente anche i prodotti waterproof ed è specifico per portatori di lenti a contatto. Ne verso qualche goccia su un dischetto e lo appoggio sull'occhio per qualche istante, passando poi dall'interno verso l'esterno. Prima dell'uso va agitato bene fino ad ottenere un colore omogeneo. Passo dopo alla detersione del viso. Usando questo prodotto della Sien, metto il prodotto sulle mani e con un po' d'acqua lo passo su tutto il volto e lo risciacquo. Termino la detersione con quest'acqua micellare. Mi aiuta a tenere la pelle idratata, avendola io molto secca. Non è necessario il risciacquo. Aspetto che si assorba e passo alle creme. Per il viso sto usando questa di Fior di Magnolia. Mi piace perché ha anche una protezione solare 15, dato che la applico anche alla mattina. Trovo che sia fondamentale usare una protezione solare anche in inverno. Per il contorno occhi uso Lumina Lift dell'Erboristica. Basta un pump per entrambi gli occhi perché è molto idratante. Metto gli occhiali e sono pronta per andare a mettere il pigiama. Nel mentre i monelli giocano a calcio con un tappo di bottiglia che probabilmente hanno preso dalla spazzatura, dato il loro vizio di aprirla sempre. Ma tanto, appena sentono che mi sto muovendo in cucina, arrivano. Io ogni sera ci provo, mi preparo un tè, sempre sotto stretta sorveglianza, e prendo dei biscotti da mangiare sul divano guardando la TV. Ma dopo poco mi passa la voglia, per ovvi motivi. Quindi vado a mettere via i biscotti. E torno sul divano a bere la mia tisana, mentre i gatti continuano a giocare. Grazie per aver visto questo video, alla prossima!